Nascita di un pensiero rivoluzionario edito da Bompiani è il libro che ha scritto Diego e siamo già alla terza edizione, quindi sta andando veramente alla grande. Molto bene, e adesso abbiamo anche una bella sorpresa per gli ascoltatori, perché abbiamo in diretta con noi un notissimo filosofo torinese che è anche uno dei più grandi studiosi di Marx del mondo, quindi è un onore per noi avere con noi stasera Costanzo Preve. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco Costanzo Preve, noto filosofo, autore di una sterminata produzione di libri su Marx e sul marxismo, ricordo Marx in attuale, edito da Bollati Boringhieri, oppure anche Storia critica del marxismo, edito da Città del Sole. Vorremmo chiedere a Costanzo Preve perché ancora Marx oggi, qual è la sua attualità? Allora, la sua attualità fondamentalmente è quella che io definirei di un anticapitalismo razionale, cioè di una critica al capitalismo fatta attraverso l'eredità della migliore filosofia europea, sia greca che moderna. Direi che Marx sono due dimensioni. La prima è uno studioso del capitalismo del 1800, che naturalmente in quanto tale questa forma di capitalismo non esiste più, cioè fa parte soltanto della storia, che è il capitalismo del tempo in cui Marx viveva, che era metà 800. La seconda dimensione è del Marx che sulla base della sua teoria prevede, prima ancora che si fossero sviluppate, alcune tendenze che ai suoi tempi il capitalismo non aveva ancora sviluppato. Esempio la globalizzazione, oppure il fatto che il dominio della merce si è introdotto in quasi tutti gli ambienti della vita quotidiana. Certo che Marx non poteva prevedere il lavoro flessibile precario, oppure l'impero americano, delle cose che ai suoi tempi non esistevano, però prevede in maniera secondo me molto intelligente una dinamica di produzione illimitata del capitalismo che è quella che noi stiamo vivendo in questa fase storica, cioè quel capitalismo che ai suoi tempi si era soltanto impadronito per così dire del lavoro salariato di fabbrica, lasciando però ancora quasi completamente intatte le altre forme di vita, 150 anni dopo si sta impadronendo in maniera capillare di forme di vita che a quei tempi non ancora era riuscito ad occupare. Secondo me questa è l'attualità di Marx, senza dimenticare poi che Marx era comunista, certo non nel senso del comunismo storico novecentesco, che secondo me è un episodio chiuso della storia mondiale, ma che però Marx era pur sempre il pensatore che immaginava possibile un superamento del capitalismo. In questo senso Marx è attuale perché nel mondo esistono ancora persone, sia giovani sia di mezza età che di anziani, i quali ritengono che questo modo di produzione di vita non sia la fine della storia. Grazie Costanzo Preve, sei stato chiarissimo e come sempre molto esaustivo. Consigliamo a tutti gli ascoltatori di leggere i libri di Costanzo Preve perché impareranno molte cose sui drammi del capitalismo odierno, ben peggiore di quello dei tempi di Marx, potremmo dire. Grazie Costanzo. Prego, arrivederci.